Un commento dal presidente. No, è stato un ottimo comitato, un buon comitato, moltissimi interventi, c'è un filo grosso di scontro che non è nato ieri negli ultimi anni, che non si risolverà, che però è importante affrontare le questioni. Quindi sono molto contento e soddisfatto, anche tutti hanno collaborato per un'ottima gestione. Direi che sono un po' perplesso dal fatto, non tanto che in chi vuol cambiare le proposte siano insufficienti e siano magari anche sbagliate, ma che chi non vuol cambiare mantenga una difesa aprioristica, quasi aver paura che si discuta. E quindi è questa rigidità di chi vuole difendere l'esistente per timori di non so cosa quando non c'è ancora nessuna proposta. E questa cosa mi lascia perplesso e credo abbia lasciato perplesso moltissimi dei presenti, che anche per epoca, per età generazionale, per storia eccetera, vengono da una storia più recente, ed è così. Silvio, all'inizio di questo comitato avresti immaginato di essere il presidente? Ma io di fare il presidente avevo pensato già dopo il congresso, proprio perché non mi era piaciuta la conclusione come era maturata in questa clima questo falso clima di larghe intese radicali che era un po' lì. Dopodiché aspettavo di vedere l'occasione che succedeva, non so nulla di retroscena, io mi aspettavo che Staderini o qualcun altro si presentasse, in tal caso non mi sarei presentato. Nel momento in cui c'era la riconferma di Capano mi sarei presentato, proprio perché penso che Capano, ottima persona, ma è sempre un po' un cerchio bottista, era con noi con Della Vedova, poi cambiato qua là. E credo che l'attacco ingeneroso nei confronti di Capano alla fine mi convinca che ho fatto bene a presentarmi. Grazie Silvio Viale. Dario Boilini, che viene dall'Abruzzo, un commento. Bellissimo comitato, belle relazioni, begli interventi, bella dinamica finale, speriamo che il tutto vada in positivo e si esaltino le componenti positive e non le differenze che si sono rimarcate. Grazie Dario Boilini. Un commento da Alessandro Massari. Un comitato particolarmente intenso, credo che sia uscito fuori molto, credo che la situazione sia governabile e credo che bisognerà trovare un accordo su come poter proseguire in cooperazione per riuscire ad andare avanti meglio di adesso. Grazie Alessandro Massari. Un commentino da Gianni Danna. Bene, si inizia a discutere, discutiamone, speriamo che il Senato accolga. Quindi questa era soltanto, non era la roba, non era i soldi, non era la possibilità di discutere il riassetto della galassia. Se non si può fare questo, che ci stiamo a fare? Quindi bene, finalmente discutiamone. E stupisce che la segretaria purtroppo abbia invitato a votare contro la mozione che al primo punto parlava di amnistia. Ciao. Grazie. Un commento da Alfredo Paciuro. Un commento su questo comitato nazionale, in particolare sulla giornata finale di questo voto. Ancora una volta, nonostante l'ultimo congresso abbia cercato di ricomporre certe fratture che a mio avviso sono di natura non tanto politica quanto di natura personale e che danno luogo a certe diffidenze, a certi sospetti tra vari compagni, giovani o meno giovani che si voglia dire, all'interno del partito, abbiamo ancora oggi consumato un ulteriore scontro tra una visione del partito che vorrebbe una maggiore partecipazione, un maggior coinvolgimento nella scelta delle decisioni politiche del partito e una invece un'altra componente chiaramente storica in qualche modo e anche più autorevole del partito che ha diffidenza verso queste aperture, non perché ha bisogno di mantenere in qualche modo un qualche potere, un qualche patrimonio, ma per diffidenza nei confronti di chi arriva dall'esterno. Bene, io devo dire che stavolta, contrariamente alle altre volte, mi sono analisi ho preferito votare con chi diciamo in qualche modo è visto come la parte anziana di questo partito, ma non perché in qualche modo mi sento anziano o altro, ma perché il modo in cui è stata presentata quell'emendamento alla mozione generale che voleva in qualche modo favorire questa apertura di tipo democratico, a mio avviso tecnicamente per come era stilato poteva comportare
affrontare dei rischi tali che potevano potrebbero, anzi, perché è stata poi approvata il comitato, qualora fosse data seguito a quella mozione, potrebbero dar luogo, nel mentre queste due componenti si scontrano su questioni di diffidenza, invece potrebbero dar luogo ad inserimenti, ad escalation esterne di persone che culturalmente forse radicali non lo sono affatto. Da questo punto di vista mi sembrava molto puntuale la parte finale dell'intervento di Emma Bonino proprio su questa questione di stamattina, in cui lei diceva che forse è utile aprire un discorso, un dibattito laico e sincero tra di noi proprio per superare questo momento. E quella è la mia posizione, quindi il mio voto contrario è stato solo per frenare questo pericolo che ci poteva essere, ma non è un allinearsi all'arroccamento che continua a persistere per chi invece detiene lo status quo del partito. Grazie. Paola Di Folco, un commento, lei partecipante per la prima volta come appunto membro del comitato. Io ritengo che da questo comitato io mi sarei aspettata più delle proposte rivolte all'esterno che non all'interno, perché questa involuzione, diciamo, nei momenti di crisi c'è sempre la tendenza a rivolgersi all'esterno delle cose, e questo è il granello che può far crollare un sistema. Grazie Paolo. Nicola Magaletti, un commento. Senti, il commento a volo che questo è un tempio della democrazia, no? Comunque volti e la giri è un tempio della democrazia. Grazie Nicola. Vediamo un po' adesso Mina. Mina, un commento. Un commento. Ma io questa volta sono stata un po'... mi sentivo come su un tappeto volante. Grazie Mina. Un commento? Aspetta, ti chiami? Valentino Paesani. È stato un bel comitato, come ha detto anche Marco Pannella ed altri, pieno di effervescenza, anche con una certa dicotomia interna, però tutto va a favore di una discussione, di una maturità politica, per cui ben venga anche la discussione se è un elemento di chiarezza e di maturità tra di noi. Grazie. Un commento a Antonella Soldo? No, sono stanca. Un commento a Vittorio Ceratini? Non c'ho molti commenti, non ho capito molto. Una sintesi. Delle cose interne non riesco a capire molto, e quindi... Il fatto che qualsiasi cosa che si proponga qua si trasformi in un referendum pro contro Marco Pannella, come ti sembra? Ma non, assolutamente è una cosa ridicola, che siamo qui perché c'è Marco Pannella, punto. Quindi siamo tutti a favore di Marco Pannella. Grazie Vittorio Ceratini.